Caterina, tre punti importanti, quello che serviva è anche un gioco che è migliorato set dopo set. Beh dai, peggio dell'altra volta non si poteva fare. No, comunque stiamo, la cosa più importante oggi era portare a casa i tre punti, portare a casa la vittoria. Ancora dobbiamo lavorare tanto perché ci sono tante cose ancora che comunque non vanno via fluide come dovrebbero andare, però comunque è un segno importante questo. Ecco, un dato che è migliorato tanto nel corso della partita, terzo e quarto set, soprattutto il muro, tanti vincenti in queste due partite. Ma non è vero, eravamo partite molto bene, nel primo set il muro difesa era perfetto, diciamo. Poi nel secondo ci siamo un po' persi, infatti si è visto il risultato, poi dopo siamo state brave a rimettere l'ordine che avevamo perso nel secondo e a portare a casa la vittoria. Come vi siete trovati in campo, come vi sentivate? Sicuramente a livello mentale era questo il modo giusto per togliersi di dosso, insomma, anche magari la pressione dopo la prima sconfitta o comunque l'incertezza. Sì, diciamo che io personalmente sono entrata in campo tranquilla, alla fine ci siamo preparate bene questa settimana, abbiamo dato tutto, quindi non abbiamo da rimproverarci niente per quello che abbiamo fatto la settimana, quindi eravamo tutte tranquille, credo. E poi doveva venire solo il nostro gioco, che poi è arrivato e abbiamo chiuso. Adesso c'è un bel esame con Busto Arsizio, che ha iniziato molto bene in queste due giornate del campionato. Sì, sicuramente troveremo una Busto carica, però alla fine adesso sono le partite, arrivano le partite, dobbiamo portare a casa più punti possibili per arrivare, diciamo, a dicembre, che è il primo obiettivo stagionale, bene.